Piera, forse il problema è che tu spaventi Davide. Perché mai? E forse questo tuo ego è un po' troppo sviluppato. Sì, ma addirittura sparire? E che devi trovare un punto di incontro tra la tua personalità, cioè tra le tue personalità, insomma, tra di voi. Una, nessuna, 100.000! Dottoressa, ma com'è cambiata? Camilla, Camilla, sono qui. Mi pareva diversa. Ah, ma tu sei la ragazza che ha un debole per il ragazzo che cucina, eh? Ma scusa, che cosa stai dicendo? Ma sì, sei tu. Dottoressa, sapesse, questi si scambiano i bigliettini come a scuola, che carini. Ma tu come lo sai? E ne ho un po' anch'io qui, perché ogni tanto passano da me, ma io mi dimentico di ripassarli a loro. Però li tengo, sa, sono troppo teneri. Scusami, Piera, di che cosa sta parlando? Non ne ho idea. Aspetti, glieli leggo. Ah no, questi sono miei. Io mi chiamo Camilla. Giorgio è l'idraulico, non il mio fidanzato. Riporta la tua vicina Barney. Tu non hai cani? La signora che continua a chiamarmi è mia madre. Non devo bloccarla. Piera, scusami, che cos'è questa storia dei bigliettini a Marco? Ma non saprei. Insomma, devo avere chiesto a Marco, insomma, il ragazzo delle ricette. Ricette. Eccoli, li ho trovati, senta questo bellissimo. Oh giovane virgulto, sarai mio. Ottimo, guarda te, sta duse de noi altri. Camilla, passami subito quei bigliettini. Assaporami. Sarò la tua vongola. Forse avrei dovuto dire ostrica. No, ma questa è proprio una Zoccola! Mm.